E oggi è intervenuto in consiglio, in apertura di consiglio comunale, in merito a questa uscita del sindaco di ieri sera sull'appello dei sindaci contro le dimissioni di Draghi. Spieghi, lei è stato molto critico nei confronti del sindaco, spieghiamo il perché. Allora, premesso che nessuno di noi è draghiano o che ci tiene a mantenere in piedi questo governo, nato da un obbrobrio quasi 5 anni fa con un mischiume di partiti, di sigle, di colori diversi, ma in questo momento c'è una persona che ha titolo in Europa per darci la possibilità di andare oltre. Spostare le votazioni di qualche mese è più un'etichetta politica che il bene di un paese, di una città, soprattutto dell'Aquila, dove noi abbiamo avuto tantissimi fondi, tantissimi soldi del fondo del PNRR. E mettere in discussione oggi la possibilità di perdere tutto, soprattutto con tantissimi progetti avviati per la città, per la montagna e per i cittadini, solo per ordini di partito, non lo ritengo giusto, nel senso che, per carità, il sindaco può dire e può fare quello che vuole, ma non un comunicato a nome della città. Parlasse del suo partito e parlasse di se stesso, perché io ritengo che andare a votare oggi, a ottobre, è uno sbaglio madonnale. Noi dobbiamo chiudere, noi, il governo dovrà chiudere il bilancio, dovrà chiudere diciamo tutte le pratiche che andranno fatte, seguite entro fine anno per dare forza a quei fondi che devono arrivare, e andare a votare ottobre significa che tutto questo potrebbe saltare, anche perché si dovrà votare la finanziaria entro il 31 dicembre, e con una finanziaria in sospeso non credo che l'Europa sta lì a Si continuare a rischia di non darci soldi. Si centrare. rischia di perdere tutto, si rischia di perdere tutto, e poi la cosa è chiarissima: non è che non andando al voto adesso si va al voto tra 2, 3 anni, 4 anni, che lo potrei capire, ma si sposta di 6 mesi, invece di marzo si vota ottobre, e per 3 mesi e per ordini di partito dobbiamo rischiare di perdere la seconda e la terza tranche del PNRR, che per l'Aquila sarebbe devastante. Chiedo